Riunioni a porte chiuse, bocche cucite, riservatezza al pari di una commissione d'inchiesta. Sembra una barzelletta invece il racconto di quanto sta accadendo a Palazzo Ferrofini, dove si sarebbe già insediata la commissione anticasta, quella chiamata a dare un taglio netto all'indennità dei consiglieri regionali. A presiederla, scrive il Gazzettino, il presidente della prima commissione consiliare Marino Finozzi, che non ritiene di comunicare i nomi dei componenti del nuovo organismo. Una commissione nella commissione chiamata a svolgere, si dice, un compito delicatissimo e sicuramente scomodo, aggiungiamo noi, perché di quel lavoro bisognerà render conto prima o poi ai cittadini e allora sì, bisognerà abbassare la maschera. Durante la prima riunione sarebbero state esaminate le proposte di legge, 5 per la precisione, presentate dall'inizio della legislatura, sia per ridurre i vitalizi che per tagliare le indennità dei consiglieri. Inutile dire che in cima alla lista dei desideri dei cittadini veneti c'è la proposta di iniziativa popolare depositata nel 2013 che prevede zero privilegi e solo uno stipendio, pari al 55% del mensile legato ai parlamentari. Poi ci sono nell'ordine la proposta di legge statale di iniziativa regionale presentata da Zaia e che è retroattiva, ma che quasi certamente non sarà presa in considerazione, e le proposte del Movimento 5 Stelle che chiedono la riduzione dell'indennità da 6.600 a 5.000 euro e del rimborso spese, l'abolizione dei vitalizi e dell'assegno di fine mandato per i consiglieri veneti e l'abolizione anche della pensione col sistema contributivo. Intanto, mentre a Palazzo Ferrofini si torna a discutere di tagli ai costi della politica, sul sito del Consiglio regionale del Veneto è stato aggiornato l'elenco degli ex consiglieri che percepiscono il vitalizio. L'assegno più consistente ce l'ha l'ex presidente del Consiglio regionale Francesco Guidolin, che sfiora i 5.000 euro netti al mese. Oltre ai 4.000 euro ci sono anche Mariangelo Foggiato, Renzo Marangon, Ettore Beggiato e Franco Frigo.